numero di pompate è legato al motore elettrico e il motore elettrico ha dei numeri di giri fisso. Quindi quello, il gruppo gira sempre con la stessa velocità, che serve o che non serve, quindi o lo si fa girare a quella velocità o altrimenti si ferma. I motori elettrici hanno dei numeri di giri che sono legati alla frequenza di rete. Oggi c'è un po', esiste la possibilità, costosa, se si vuole, però certamente in futuro diventerà sempre meno costosa, di variare anche la velocità di rotazione del motore elettrico. Allora in questo caso, solo in questo caso, si potrà avere una regolazione continua del gruppo frigorifero. Ora, qui possiamo vedere un diagramma che ci indica come varia la potenza assorbita in funzione della potenza frigorifera. Se noi supponiamo di aver un gruppo progettato per fornire il 100% di potenza frigorifera, questo gruppo ci richiederà il 100% della potenza elettrica, cioè questa è il 100% di qui e il 100% di là sono i dati di targa del gruppo. Ora, se noi cerchiamo di ridurre la potenza frigorifera, ad esempio con le parzializzazioni, ci accorgiamo che non è che riducendo all'80% la potenza frigorifera, cioè le frigorie, qui siamo ancora fortunati perché riusciamo a ridurre all'80% la potenza assorbita. Ma se le riduzioni sono notevoli, ad esempio la riduzione al 40% della potenza assorbita, teoricamente dovremmo ridurre al 40% anche la potenza assorbita. Ma in effetti tutte queste perdite dovute al trascinamento dei pistoni che non lavorano fa sì che noi consumiamo di più di quanto non sia necessario. E infatti se noi a un certo punto facciamo girare a vuoto il gruppo, ci accorgiamo che la potenza assorbita, anche per girare a vuoto, anche il motore dell'automobile, se uno lo fa girare in folle e al minimo consuma lo stesso, il consumo c'è lo stesso anche se uno non cammina. Quindi bisogna stare nella scelta dei gruppi, bisogna stare attenti che se uno sceglie dei gruppi che sono troppo sovraproporzionati rispetto alle esigenze, uno poi funziona normalmente a un carico ridotto e quindi con una potenza assorbita che è maggiore di quella che sarebbe necessaria se uno avesse il gruppo appropriato. Per questo e anche per motivi di sicurezza di funzionamento, a volte uno non si affida a un unico gruppo, cioè non compra un unico gruppo frigorifero per un impianto di condizionamento, perché quel gruppo dovrebbe essere proporzionato, scelto per la massima potenza che avviene in certi periodi di punta d'estate, però normalmente funziona a carico ridotto e quindi con un consumo maggiore di quello necessario. D'altra parte, se poi quel gruppo un giorno si ferma, e l'impianto non raffresca più e quindi bisogna aspettare la riparazione prima di poterlo rimettere in servizio. Quindi è utile dividere la potenza dell'impianto, la potenza frigorifera dell'impianto, su un certo numero di gruppi. Il minimo è due gruppi.
almeno due gruppi, in maniera tale che nel periodo proprio di punta si possono far funzionare tutte e due contemporaneamente, ma nella maggioranza dei giorni di mezza stagione, che sono i giorni maggiori, si fa funzionare un gruppo solo, una volta l'uno, una volta l'altro, per evitare che a un certo punto se uno fa funzionare uno solo, si ferma quello, va a provare l'altro e l'altro magari è inchiodato perché non, a forza di rimanere fermo non si è verificato certe questioni di manutenzione che... Mi chiedevo, professore, è giustificato un discorso di questo genere? Se io per esempio ho un impianto che deve sviluppare 8 frigorie, no? E al 100% e ne faccio due, uno dividendo in due è 50 e 50, no? Però se uno se io facessi funzionare uno, per esempio, quello dovrebbe comunque anche a metà carico dovrebbe sempre viaggiare al 100% della potenzialità. E non sarebbe meglio al limite dargli un fattore di lavoro leggermente più basso, per dire 90, 95, 90, 95 quelli altri, cioè in tutto diventa invece di un 100, un 110. Dice invece di avere il 100, dividerlo invece che in 2,50, dividerlo in 2,60, 2 per 60. Sì, in pratica ci sarebbe un ridondante del 20%. Ma direi che questo conto va visto un po' in conseguenza del tipo di progettazione dell'impianto. Perché? Ecco, perché bisogna da un lato fare il calcolo della potenza massima dell'impianto, ma dall'altro lato nelle scelte bisogna tenere anche presente il valore medio, cioè il consumo medio. Gli impianti, anche gli impianti di riscaldamento, oltre che quelli di condizionamento, vanno, per quanto riguarda il gruppo o come è costituito l'impianto, va calcolato per sopperire alle massime esigenze. Però nella scelta dei componenti uno deve tenere presente che il consumo non avviene, il consumo è prevalentemente non nei periodi di punta ma durante le stagioni intermedie. Quindi si tratta di vedere, a volte può essere utile, siccome nella maggior parte del tempo a disposizione magari uno si accorge che è necessario non il 50% ma il 60%, allora meglio mettere due macchine di quel genere lì, o anche un 60-40, a volte anche mettere due macchine diverse, può essere utile, perché uno o lavora al 60, o lavora al 40, o lavora al 100. Quindi ha tre possibilità invece di due. Questa soluzione però ha la difficoltà che uno non può avere dei pezzi di ricambio per l'uno che valgono anche per l'altro. Però oggi, siccome non è più come una volta che uno doveva, quando comprava le macchine, si comprava anche i pezzi di ricambio più ricorrenti, oggi quando uno compra il gruppo e a un certo punto ha qualche inconveniente, chiama direttamente il tecnico della fabbrica a farselo mettere a posto. Quindi non c'è più la esigenza di avere due macchine uguali per avere un unico pezzo di ricambio. Questo magari lo si fa sulle navi, perché quando uno è in mezzo alla... prima di riuscire ad avere un pezzo di ricambio deve chiamare l'assistenza, e allora devono arrivare con gli elicotteri e non è che possono. Quindi lì c'è proprio l'esigenza di avere i pezzi di ricambio più che si possono deteriorare più facilmente, averli a disposizione, mentre invece e quindi di conseguenza avere la modularità. Qui la modularità è un po' meno richiesta che non in altre applicazioni, per cui uno può anche scegliere due macchine diverse se l'esigenza di funzionamento li può magari fare un 50, 70 e quindi la somma diventa un 120, e quindi certo. Però certo, magari uno certo fa la ora a 40, certo, e a 60 alla fine metterà al 100%, certo. Ma 10 sotto e 10 sotto. Ma questo dipende anche dal modo
ha calcolato la potenza massima, perché se uno ha calcolato la potenza massima già tenendo dei margini di sicurezza di quello, margini di sicurezza di quell'altro, alla fine è troppo ridondante. Cioè, ecco, lì è questione di un gioco di professionista, tenendo presente che non sempre il progetto sovrabbondante, dice oh, io ti ho messo una macchina più grossa del necessario, sia meglio, ecco. Non è detto che uno, se sceglie una macchina più grossa del necessario, abbia agevolato il cliente, non è detto. Se uno mette più radiatore del necessario, manda arrosto la gente e di conseguenza costringe ad aprire le finestre. E la stessa cosa capita sostanzialmente lì, non è detto, non bisogna, eccetera. I calcoli vanno fatti giusti, precisi, bisogna scegliere le cose che sono necessarie. Non aumentare troppo, non stare troppo stretti, ma non aumentare neanche troppo. E soprattutto nel calcolo degli impianti di condizionamento, tastare il polso di chi fornisce i componenti. Perché non sempre i dati di catalogo sono quelli effettivi. Noi abbiamo fatto una ricerca tra le potenze, ad esempio, scambiate dai ventilconvettori, e in Italia sono tutte il 20% al di sotto di quello che è. Però se uno va a prendere della stessa ditta il catalogo scritto in tedesco per l'esportazione, allora lo trova giusto, quindi significa che loro, i costruttori, lo sanno quali sono le potenze delle loro macchine, solo che in Italia, siccome uno trassa, allora l'altro è costretto a trassare come quello precedente, e allora si danno il cambio, uno trassa perché trassa l'altro, l'altro trassa perché ritrassa il primo, e così di conseguenza trassano tutti. Bisogna andare a prendere i prezzi delle automobili, è lo stesso discorso. Se uno vuole fare il confronto ad armi pari, deve andare a prendere i prezzi delle vetture in Germania, allora non delle macchine tedesche, delle macchine non tedesche, la va a prendere in Germania, allora trova la differenza ad esempio tra Fiat e Renault. Meglio in Germania le vetture? Le fanno anche meglio, però uno trova la differenza, trova che certi mercati, una volta che sono stati conquistati, e allora uno ci giocherella, ci approfitta un po' troppo della situazione. Allora questo, quindi abbiamo visto come varia la potenza frigorifera, che non è strettamente teorica, cioè lineare, come anche l'automobile. Nell'automobile uno ha una velocità che corrisponde al massimo di rendimento, e poi se uno viaggia molto più lento consuma di più, se uno viaggia molto più veloce consuma lo stesso di più, e quindi c'è una zona. Qui la zona di massima efficienza è quella di progetto. In genere le macchine sono progettate. Un'altra roba l'ho finita. Ecco, adesso possiamo vedere brevemente altri tipi di compressori. Non esistono solo i compressori alternativi, ma esistono altri tipi di compressore. Un altro tipo di compressore è il compressore a vite. Il compressore a vite è un po' è costituito da una serie, da una coppia di profili che si intersecano uno nell'altro, e c'è una camera che viene lasciata libera da questi profili che si intersecano, che all'inizio è in comunicazione con il condotto di aspirazione, poi questa camera man mano si sposta, si riduce di dimensione,
fino a portarsi in corrispondenza al condotto di mandata. E allora il fluido che entra da questa parte qua, poi viene sostanzialmente viene compresso strada facendo e a un certo punto scaricato, compresso da un'altra parte. All'incirca, così molto grossolanamente, questo tipo di apparecchio funziona un po' come la pompa dell'olio nei motori. La pompa dell'olio nei motori. Qui possiamo vedere, ad esempio, qua, che noi abbiamo due ingranaggi che girano, un ingranaggio così e l'altro ingranaggio così. Allora, che cosa capita? Che qui possiamo pensare del liquido, il liquido che c'è qua sotto, quindi questo riempie queste due camerette, poi man mano che si sposta, questa cameretta va così, questa cameretta va qui, poi va qui. Quando arriva qui, vedete che la camera portata dall'ingranaggio di destra e la camera portata dall'ingranaggio della sinistra si inseriscono una nell'altra. Quindi quando questo qui ritorna non riporta più indietro il liquido che aveva portato su. Quindi di conseguenza questo sistema fa da compressore, che prende del fluido di sotto, lo porta sopra e poi non gli permette più di ritornare indietro. In genere i compressori, per avere una buona efficienza, devono fare una compressione graduale, come capita per il compressore alternativo, cioè il fluido che viene aspirato poi viene compresso poco per volta. Non si fa. In genere ci sono delle perdite se la compressione avviene tutta in un colpo. Qui, se queste camere sono uguali, allora, e qui non si restringono lungo la strada per andare sopra, cosa capita? Che quando il fluido arriva qua sopra, come si apre questa piccola luce qua sopra, vedete che qui però anche questo qui la compressione la fa poco per volta, no, però c'è sempre un trafilamento, perché quando questa camera qua, come si sposta? Qui è sempre la stessa pressione di qua, quando arriva qui è sempre la stessa pressione di qua, e solo quando si comincia ad aprire la luce che allora il fluido rifluisce. Il fluido qua, che ha una pressione maggiore, rifluisce indietro e quindi c'è questo attrito dovuto al ritorno del fluido, che quindi ci fa perdere un po' di effetto rispetto alla una compressione più regolare. Questi gruppi sostanzialmente hanno acquisito dei pregi notevoli, anche perché il motore a pistoni non è ancora stato sostituito da altre macchine, perché la tenuta è fatta per strisciamento con i segmenti, con gli anelli. Qui invece non ci sono elementi di tenuta, cioè la tenuta è fatta solo e esclusivamente perché la parte interna è lavorata al pelo, quindi c'è un gioco piccolissimo. Quindi più migliorano le tecniche di lavorazione e più questi gruppi, che da un lato hanno queste luci, quindi hanno le perdite, ma dall'altro lato hanno il vantaggio che non c'è strisciamento e quindi sono più longevi. Non è come i motori che hanno i segmenti, che dopo un po' si ovalizzano le canne e uno deve rifare.
Invece se funzionano bene, per molto più tempo degli altri, perché non hanno elementi di stricciamento lubrificati, non c'è problema di lubrificazione, ad esempio. Quindi non c'è problema dell'olio, qui invece c'è il problema dell'olio, si trascinano l'olio dietro, perché la canna deve essere lubrificata. Quindi più migliorano le condizioni, le tecniche di lavorazione, le tolleranze di accoppiamento delle macchine, e più questi tipi di situazioni diventano concorrenziali rispetto agli altri gruppi alternativi. Generalmente per i gruppi molto piccoli convengono gli alternativi, per gruppi di media dimensione cominciamo già a avere l'interesse a spostarci su questo tipo di macchine. Un altro tipo di soluzione è questo tipo di compressore ad alette, sono ad alette, e qui ce ne abbiamo anche un altro esempio. La camera, c'è questa camera qua, che è collegata da un lato al condotto di aspirazione e dall'altro lato al condotto di mandata. Poi c'è questa aletta qua sopra che a volte è diciamo oscillante come questa, a volte può anche essere solo un'aletta che si alza e si abbassa. Allora, quando questo possiamo vedere qua sotto, io ho rappresentato col blu la bassa pressione, poi col rosso la pressione più alta. Quindi qui abbiamo, vedete che rispetto a quello, questo qua gira in senso opposto, quindi si vedono l'aspirazione che è sulla destra, mentre qui era sulla sinistra e viceversa. Allora, in questa posizione, diciamo, la parte centrale, questo rotore centrale, è un rotore eccentrico, non è un rotore che ruota bello sul suo asse, ma è un rotore eccentrico. Allora, quando si trova in questa posizione, vedete che il condotto di aspirazione è in collegamento con tutta questa camera qua. Poi, quando questo si sposta, comincia a chiudere, questo qui va a contatto lì sopra e quindi chiude il collegamento con la camera di aspirazione. E quindi il gas rimane tutto contenuto qua sotto. Quando questo ruota ancora, da un lato aumenta la compressione, perché si restringe la dimensione di questo volume di questa cameretta, quindi aumenta la pressione. Mentre di qua intanto si cresce la dimensione di questo volumetto e quindi di qua sulla destra effettua l'aspirazione. Poi quando qui la compressione ha raggiunto un valore di pressione superiore alla pressione di mandata, allora si apre una valvolina automatica come quelle che avevamo visto prima, e quindi il fluido compresso viene mandato verso il condotto di mandata e poi si ripete il ciclo. Quindi questo tipo di componente ha anch'esso qualche piccolo problema di tenuta in questa zona, dove c'è tra la zona di bassa pressione e la zona di alta pressione. Questa zona di tenuta è una tenuta che non c'è nessun elemento di tenuta, la tenuta è solo fatta dalla luce, dalla piccolissima luce tra i due apparecchi, per cui c'è anche il problema delle temperature e tutte queste cose qua, in maniera tale che questa luce sia il più piccolo possibile, ma senza grippare, senza che ci siano possibilità di grippaggio. E poi invece dall'altra parte qua sopra invece il contatto, c'è questo contatto che è equivalente a quello dei segmenti di un cilindro. Professore, non stai cominciando con compressori con un rotore Wankel o
Quelli a vite sono di quel tipo lì, eh. Quelli a vite sono proprio... Quello lì sono i volumetrici. Quello che ci ha fatto vedere prima è volumetrico. Il bunker è tipo questo qui che dice lei, che però è un triangolo delle fasce che gira. Cioè sì, più o meno sono di questo tipo qua, ecco. E in cui diciamo le tenute sono fatte solo per dovute al leggero. Però ultimamente sapevo che ci hanno messo le fasce dentro, per quello mi è venuto in mente. Cioè, a posto il problema che lei giustamente ci diceva, cioè questi qui stanno mettendo pure le fasce un po' particolari per aumentare il volume. Si può, adesso io non sono a conoscenza che ci siano altri gruppi in cui mettano, in cui siano state messe. C'è poi un altro tipo sempre di compressori di carattere volumetrico, anche questo, più o meno, che sono, è fatto con delle palette, quindi le camere, le varie camerette sono fatte con delle palette. Allora qui se immaginiamo che la rotazione sia in questo senso, e allora si vede che qui, una volta che quest'ultima paletta chiude questo volume, poi si sposta, diventa sempre più piccolo, finché arriva qui, e quindi compresso, il gas compresso va alla mandata e poi ritorna indietro. Qui ci sono rientranti? Sono rientranti, sì, sì. E la tenuta quindi si prende solo da una... La tenuta è fatta dalle alette, però... Anche qui le tenute sono fatte qui all'esterno, le tenute sono lì, però queste alette lateralmente, questo qui è un cilindro, è tondo così, ma di spalla, e quindi le tenute laterali sono di nuovo da capo, sono di nuovo tenute fatte sulla base di piccoli giochi, perché l'aletta ha una certa dimensione, non è che possa, o tiene da una parte o tiene dall'altra. Non è che possa far avvenire il contatto spingendo da una parte. E quindi tutte le soluzioni che non siano del tipo pistone, quindi cilindriche, hanno sempre questo difetto delle tenute. Poi come compressore rotativo adesso se ne sente parlare quando più... Certo, se ne sente parlare di più proprio perché... Le tolleranze di lavorazione hanno permesso di ridurre il più possibile le fughe attraverso queste piccole luci che non sono a tenuta come con anelli elastici. Quelle lette rientranti, non dovrebbe avere una molla? Sì, infatti ha la molletta qua dentro, ma a volte può anche non averla, cioè può anche essere centrifugo però generalmente certo. Comunque, quando c'è il contatto, esiste il problema della lubrificazione. Quando non c'è il contatto ci sono le fughe e quindi, ogni soluzione ha i suoi pregi e ha i suoi difetti. Ma anche quella bit, però, è un compressore rotativo oppure... Sì, è rotativo anche qua. Qui ad esempio c'è ad esempio un paragone, fra il compressore a vite e il compressore a pistoni, funzione del rapporto di pressione, il rapporto delle pressioni, e questo qui dà il rendimento volumetrico, cioè il rendimento volumetrico è il rapporto tra il volume che il pistone potrebbe aspirare è quello che effettivamente aspira. Allora si vede che al variare del rapporto delle pressioni i compressori a vite sono più efficienti, non cambiano molto, non aspirano sempre praticamente la stessa quantità di fluido, mentre i compressori a pistoni ne aspirano sempre di meno all'aumentare del rapporto fra le pressioni. E qua sotto invece c'è una relazione fra le temperature di evaporazione, compressore a vite, tra la temperatura di evaporazione
il confronto fra i due compressori, due tipi di compressori a pistone e a vite. Si vede che la curva più bassa, siccome qui è la potenza frigorifera specifica, più è basso il valore e minore la potenza che viene potenza frigorifera, cioè la quantità di frigorie prodotte per ogni kilowattora, per ogni kilowattora. Quindi significa che più è bassa la curva e minore è l'efficienza di quella macchina lì. E quindi si vede che, ad esempio, temperature di evaporazione molto basse, i compressori a vite sono meno efficienti di quelli alternativi. E così lo sono anche per potenze molto alte. Quindi c'è una zona intermedia in cui i compressori a vite e il compressore a pistone più o meno hanno la stessa efficienza, cioè la stessa potenza frigorifera specifica, cioè chilocalorie o chilofrigorie per ogni kilowattora. Trovato la pagina della silenziosità? Sì, poi ci sono i problemi di silenziosità e in genere queste macchine rotative hanno delle frequenze più alte, hanno dei sibili più che, mentre invece i gruppi compressori hanno delle frequenze più basse, e le frequenze più basse sono meno disturbanti, ma si isolano più difficilmente, quindi si propagano di più, e quindi si tratta di andare a vedere anche lì, di trovare secondo i casi le soluzioni più adatte. Qui c'è ancora un altro tipo di compressore a vite, ma non sto lì ad andare. Un altro tipo di macchina abbastanza interessante è il compressore centrifugo. Il compressore centrifugo è costituito con lo stesso principio, se vogliamo, di una pompa centrifuga. Cioè, noi abbiamo qua il motore elettrico, qui abbiamo l'albero che trascina, qui abbiamo un doppio stadio che trascina due giranti che sono quelle segnate, che sono quelle che sono fatte qua tratteggiate, così, una, che ha attaccata al suo esterno questa paletta parzialmente colorata in rosso. Sopra la parte simmetrica, parte fissa e aletta. La seconda girante, che è sempre calettata sullo stesso albero, è questa, con una palettatura un po' più piccola e qui la parte simmetrica. Allora, come funziona questo gruppo? Tanto per avere un'idea di come sono fatte queste palette, vediamo un po' se mi riesce di fare un disegnino. Abbiamo il disco, abbiamo questo disco che è, supponiamo di farlo piano invece che farlo come è indicato lì, che vedete che questa parte qui non è piana, è una specie di cono su cui sono attaccate queste alette. Allora, supponiamo che sia piana, cioè diventa un disco, e su questo disco ci sono delle alette attaccate così, Allora, a parte il profilo di queste alette, che cosa fanno queste alette? Beh, quando questo gira, l'aria che si trova qua dentro
viene spinta all'esterno per azione centrifuga. Quindi se uno qui all'esterno fa una camera, mette una camera, questa aria che viene centrifugata lì dentro e poi viene frenata dalla camera e quindi cresce di pressione. Ora, qui le alette, queste alette che qui io ho segnato piane come se fossero tutte fatte con lo stesso spessore, qui invece hanno uno spessore diverso. Vedete che qui sono così alte, qui diventano un po' più basse, qui diventano un po' più basse, qui più basse, qui più piccole, eccetera. Quindi questo canale che qui è formato fra l'aletta, l'altra aletta, il disco ed eventualmente una protezione esterna, che qui avevo segnato, vedete che questo canale in questo caso diventa piccolo qui e poi man mano cresce. Quindi ha una sezione che è al contrario di quella che dovrebbe essere, perché man mano che il fluido si comprime ha meno volume e dovrebbe avere una sezione più piccola. E invece, e vedete qui che infatti, qui vedete che il canale è più grande, e ha un diametro più piccolo, ma qui il canale ha questa altezza, qui diventa un po' più piccolo, qui diventa un po' più piccolo, qui diventa un po' più piccolo. Allora, il gas o il vapore aspirato è quello che entra attraverso questo condotto che qui è segnato col giallo. Poi c'è una serie di valvole di regolazione e poi qui c'è una serie di alette fisse, una serie di alette fisse che servono per dare all'aria già avviare già l'aria verso, in modo che sia afferrata bene dalla palettatura mobile, e poi ci sono queste palette quindi che prendono questo vapore e lo accelerano, lo portano ad una velocità sempre alta finché lo sparano qua in alto. Qua ci sono ancora delle alette che servono per fermare questo vapore e costringerlo ad aumentare di pressione, per cui in questa camera qua superiore abbiamo il vapore dopo il primo stadio di compressione, quindi ha fatto il primo, quindi se qui ad esempio entra a 1 bar, qui può essere a 2. In genere i salti sono a rapporto costante, 2 diviso 1, l'altro sarà 4 diviso 2, il secondo stadio. Quindi i rapporti di pressione, si sta parlando sempre di pressioni assolute, non di pressioni relative all'atmosfera. Questo qui sono le stesse palettature, lo stesse a turbina, insomma. Certo, sono delle turbine. Solo che mentre le turbine hanno le alettature assiali, cioè invece di sfruttare l'azione centrifuga, cioè girare verso l'alto, le palettature delle turbine sono una dietro l'altra e quindi il flusso è un flusso assiale, come quello le turbine è come quello dei ventilatori, ventilatori che soffiano e quindi ce n'è tutta una serie. Il vantaggio dei compressori centrifughi è che con un numero limitato di stadi riescono a fare delle compressioni che invece con gli assiali richiederebbero più stadi. Comunque la domanda era questa qui. Se sono gli stessi, quando vengono, cioè se uno non c'è il pericolo che, cioè voglio dire, quando vengono progettate o se uno li manda in fuori giri o in giri troppo elevati, non possono averci il problema di andare a finire in campi non propri, cioè a che ordine di velocità entrano all'interno? Cioè, queste macchine qua sono macchine, anche queste qua sono macchine che lavorano a velocità fissa perché sono trascinate da un motore elettrico e dipende dal numero di poli, poi a volte sono calettate in asse, ma a volte sono anche, hanno un riduttore o un moltiplicatore.
quindi non girano a velocità ben definite, non devono andare fuori giri Sono come. sempre in subsonico, per Sì, capirci. non sono come le turbine che a un certo punto uno se sbaglia l'iniezione di combustibile possono andare fuori giri e allora si proietta, si spaccano le palette per azione centrifuga. Questi viaggiano a velocità fissa e quindi non ci sono problemi. Anche queste macchine hanno il grosso problema della regolazione, perché la regolazione è ancora più problematica, è ancora più, la macchina è ancora più rigida che non un gruppo a compressione. Quindi anche lì si devono studiare tanti sistemi di riciclo, eccetera, per evitare questo effetto della regolazione che è un piuttosto problematico. Il diametro delle bare come quello dei pistoni si riduce sempre in virtù del fatto che uno specifico o una macchina. Certo, si riduce il volume specifico, aumenta la velocità, aumenta il diametro della corona e quindi di conseguenza. Allora, dicevo, poi abbiamo quindi questa seconda dopo la camera di compressione, poi alla seconda serie di palette fisse. Poi seconda girante e qui abbiamo questo canale anulare nel quale si raccoglie il gas compresso e poi di qui andiamo a finire sul condotto di mandata. Quindi abbiamo aspirazione diametro grosso, mandata diametro più piccolo perché il volume si è ridotto per effetto della compressione. Poi è aumentata la temperatura, quindi non è che si sia ridotto direttamente in proporzione delle pressioni, ma si è ridotto un po', si è ridotto in proporzione delle pressioni, però poi è cresciuto per effetto dell'aumento di temperatura. E quindi, però è sempre comunque di dimensioni. Allora, possiamo riprendere il discorso, io ho sempre tutto che funziona. D'accordo. Allora, andiamo avanti ad esaminare i vari componenti. Abbiamo visto i compressori, adesso vediamo le valvole di espansione. Valvole di espansione. Sono quegli apparecchi che servono per ridurre la pressione del liquido condensato. Abbiamo visto dopo il condensatore va la valvola di espansione e poi all'evaporatore. Valvola di espansione ce ne sono sostanzialmente di due tipi. Una è un tipo, è la valvola pressostatica e un'altra è la valvola termostatica. Allora, valvola pressostatica è quella indicata qua in questa proiezione. Lo schemino di funzionamento è quello indicato lì in alto. Noi abbiamo l'arrivo dal condensatore, quella posizione indicata da questa freccia. Quindi qui abbiamo il liquido che si trova in fase compressa di a pressione più alta. Come ordine di grandezza possiamo dire che col freon 22, se per effetto dell'aria atmosferica, la condensazione, eccetera, siamo sui 40 gradi, a 40 gradi, questi diagrammi possono immediatamente leggere i valori delle pressioni. Qui basta andare a guardare, ecco, 40 gradi, è indicato qua sopra, e a 40 gradi la pressione di condensazione è di 10, 12, 14,
circa 16 pressioni assolute in bar, circa 16 bar. Quindi qui abbiamo la pressione di 16 bar. Se invece dopo la espansione abbiamo una temperatura, dobbiamo raggiungere la temperatura che è quella della quella di evaporazione. Allora abbiamo detto, se l'acqua che poi ci va a finire nell'impianto, nelle batterie di scambio, è acqua 8-12, potrebbe esserci una evaporazione a circa 4 gradi. Allora andiamo a vedere qua sopra, a più 4, qui abbiamo 0, qui più 10, in mezzo ci sarà più 4, e più 4 corrisponde a una pressione di 6 bar, quindi siamo sempre al di sopra della pressione atmosferica, quindi anche il salto di pressione non è poi eccessivo, da 6 a 16. Allora, questa riduzione è fatta tramite questa valvola, è una valvola a spillo, che apre e chiude questa luce. Quello che conta è che a monte la pressione è quella del compressore, quindi è determinata dal compressore, ma a valle, se questa valvola apre troppo, allora tutto il liquido passa e quindi la pressione a valle non è di 6 bar, ma diventa, può salire a 7, 8, 9. Allora, se sale troppo, noi andiamo a vedere qua, se sale troppo la pressione, anche la temperatura corrispondente sale e quindi non riesce più a raffreddare come si vuole. Quindi questa valvola deve essere una valvola che mi mantiene nella camera soprastante, mi mantiene la pressione, ad esempio, di 6 bar, secondo quelli che sono i dati del Freon, del refrigerante 22. Allora, qui il sistema è questo. C'è questa molla tarata che fa sì che, se per caso la pressione qua tende a salire sopra i 6 bar, allora se sale troppo, qui preme su questa membrana e allora lo stelo si solleva e quindi la valvola si chiude. Qui c'è una molla di controspinta e tramite questa ghiera uno può leggermente ritoccare la pressione, la contropressione di quella valvola là, e quindi di conseguenza fare un leggero ritocco della taratura della valvola, però non più di tanto, perché altrimenti si scombussolano tutti gli andamenti delle pressioni e delle temperature. Quindi ogni gruppo ha una valvola precostituita, comperata, scelta sulla base delle prestazioni del gruppo, e c'è solo un po' di regolazione, ma alla quale non bisogna fare troppo affidamento, che serve esclusivamente per tarare l'apertura della valvola, ma non da non andare a smanettare con troppa facilità. Questo è lo schema di funzionamento, questa è una sezione della valvola in cui si vedono le due molle contrapposte, si vede qui c'è una specie di coperchietto, perché qua, per evitare le fughe che possono capitare in questa su questa filettatura, allora c'è questa ghiera filettata qua che può avere delle perdite, allora c'è poi un coperchio di chiusura, perché uno, una volta che ha fatto la taratura, mette questo coperchio, chiude tutto e il circuito rimane ermetico, perché deve rimanere ermetico, altrimenti scappa il freno e poi dopo un po' uno si accorge che il gruppo non funziona più, non raffredda più. Qui ci sono le valvole a spillo e così via, si vede, qui c'è questa valvola a spillo che è mantenuta da questo sistema di sostegno, e con la molla, una molla di spinta, l'altra molla di controspinta e così via. Un altro tipo di valvola invece è la valvola termostatica. Valvola termostatica in cui
in cui l'apertura della valvola è leggermente, ma anche qui ci sono delle variazioni non eccessive, in cui l'apertura della valvola è legata da una spinta su, all'esterno di questa membrana, una spinta fornita da un liquido evaporabile che viene messo in questa ampolla, e questa ampolla viene poi posizionata vicino all'evaporatore. Allora questo elemento termostatico va ad aprire o chiudere, secondo le esigenze, va ad aprire o chiudere questa apertura, questa luce della valvola termostatica. È chiaro che se l'evaporatore rimane troppo freddo, perché ad esempio la cella frigorifera oppure l'aria che viene raffreddata non trasporta via tutto le frigorie, allora questo elemento termostatico tende a chiudere questa valvola. Allora, chiudendo questa valvola passa meno fluido e quindi di conseguenza l'evaporatore non si riempie più di tutto liquido, perché se il liquido non evapora, a un certo punto, e poi lo vedremo come è fatto sullo scambiatore, non evapora, quindi si raffredda tanto, e allora è inutile continuare a mandargli del liquido e riempire tutto l'evaporatore di liquido se questo non evapora. Allora questa si chiude, ma chiudendosi questa valvola, allora cresce la pressione a monte. Perché si chiude, cresce la pressione, e allora il compressore pompa di più, cioè pompa meno fluido ma una pressione più alta. E allora bisogna fermarlo, oltre un certo limite bisogna fermare il compressore. Allora per fermare il compressore basta una valvola pressostatica sulla mandata del compressore, dice se il compressore supera, abbiamo visto, le 16 bar, e quello si ferma, vuol dire che supera, non so, va a 17-18, poi si ferma, vuol dire che la regolazione del gruppo compressore è fatta sulla base delle esigenze. Però le esigenze sono legate da un lato all'apertura e chiusura della valvola termostatica e poi di conseguenza alla pressione di mandata del compressore. Quindi un sistema di regolazione molto semplice è proprio quello pressostatico sul compressore. Il compressore funziona finché la pressione bassa, cioè il fluido passa, quando comincia a non passare più tanto la pressione aumenta e lui si ferma. Se supera un certo limite significa che l'evaporatore non richiede più freddo e allora il gruppo si ferma. Quando la pressione risende, quello riparte. Per quanto riguarda prima, che c'era soltanto la valvola pressostatica? Con il sistema valvola pressostatica ci vuole un altro tipo di controllo, adesso poi magari lo vediamo più avanti. Quindi due tipi di valvole. Adesso vediamo come sono fatti i condensatori. I condensatori sono dei tubi che sono percorsi generalmente all'interno, sono percorsi dal gas all'uscita del compressore che poi si condensa, man mano, strada facendo, viene raffreddato e si condensa. Per cui entra vapore, esce liquido. Condensatori per i gruppi frigoriferi sono quelli che sono messi all'esterno e che devono che sfruttano l'ambiente esterno per effettuare raffreddamento e condensazione, cioè questo scambio. Che cos'è questo ambiente esterno? L'ambiente esterno può essere l'aria atmosferica, può essere l'acqua di un pozzo, del mare, di un fiume, oppure può essere sempre l'aria atmosferica,
ma in cui lo scambio non è solo riscaldamento dell'aria, ma anche umidificazione dell'aria. Quindi abbiamo tre tipi di condensatori. Condensatori a solaria, che è quello indicato lì. Poi abbiamo i condensatori ad acqua. E poi abbiamo le torri di raffreddamento. Allora, qui vediamo un condensatore ad aria, un condensatore secco. Qui sopra abbiamo uno schema, qui abbiamo un fascio di tubi, che vedete sono quelli qui segnati in rosso, che poi sono collegati qui all'esterno, in maniera tale da fare tutta una serie di percorsi, tutto un percorso. Questo fascio di tubi è poi all'esterno, per migliorare lo scambio, è costituito da delle alette, lo vedete qua sopra. Sono fasci di tubi alettati, in cui ci sono poi questi collettori di testata che collegano tutti questi vari tubi orizzontali. Qui abbiamo l'ingresso del vapore, poi qui man mano condensa e di sotto esce il liquido. Questi condensatori possono essere ad aria in circolazione naturale, cioè sono messi lì e basta, non hanno nessun elemento che faccia muovere l'aria esterna. C'è solo l'effetto di temperatura, quello è caldo, e allora l'aria, per effetti naturali, circola attorno al gruppo. Molto più facilmente abbiamo dei gruppi di raffreddamento con circolazione attivata, e allora c'è un ventilatore che muove l'aria che passa attraverso queste batterie allettate. Uno dei problemi di questi apparecchi è il rumore che fanno. In genere i ventilatori assiali, queste ventole assiali, sono più rumorosi che non quelli centrifughi. Quelli centrifughi sono fatti proprio da frutto del principio come quello dei compressori centrifughi, solo che le alette sono alette molto più larghe, perché lì e girano più lenti. Quindi stare attenti quando si installano questi gruppi e dove si vanno a mettere. Se si vanno a mettere vicino alle finestre di qualcuno o dentro dei cortili, poi prima o poi c'è qualcuno che reclama. Ecco qua, possiamo vedere il collegamento fra il qui abbiamo l'uscita del condensatore, andiamo alla valvola di espansione, dalla valvola di espansione abbiamo, qui siamo gli evaporatori, qui ho scambiato, dunque andiamo a vedere, ce ne fosse ancora un altro, eccole qua. Dunque, un altro tipo di condensatore, ecco, è quello costituito ad esempio dalla possiamo vederlo qua sotto, da un fascio di tubi. Un fascio di tubi, adesso non è neanche questo,